Salve a tutti da Is It Gone Air. Oggi abbiamo un ospite di assoluto prestigio. Si tratta del nostro dirigente scolastico, dottor Guido De Fornasari, che dopo 25 anni di onorato servizio in qualità di capo d'istituto, a settembre raggiungerà la meritata quiescenza. Benvenuto negli studi di Is It Gone Air. Grazie. Si ricorda il suo primo giorno da dirigente scolastico o come si diceva una volta da preside? Ma io ricordo due giorni. Uno, quando mi è stato proposto di fare l'incaricato, che all'epoca c'erano ancora queste figure, ero estremamente giovane, ero nell'86-87 se non ricordo male, in quel di Gradisca, per cui l'istituto era appena diventato autonomo, quindi era una costola prima di Cividale. È stata un'avventura veramente, per cui siamo partiti da zero letteralmente. Altro discorso è stato quando sei anni dopo sono diventato titolare, quindi come preside non più incaricato ma vincitore di concorso al Pacassi all'epoca, in cui che da un momento avevo già un'esperienza sulle spalle di questo incarico, ma comunque due cose diverse: un'avventura che cominciava il primo step, l'altro invece la consapevolezza che ormai chiudevo un'era perché non facevo più l'insegnante e diventavo preside all'epoca, poi dirigente scolastico, quindi una strada, un percorso nettamente diverso. È stato difficile il passaggio da docente che gestisce una classe al capo di una scuola? Ma no, ritengo di no. L'unico sforzo che ho dovuto fare è cominciare ad avere una visione più ampia, cioè avere un quadro della situazione, uscire dal particolare, cioè dalla singola nicchia, e cominciare ad avere sempre in ogni situazione il quadro generale. Faccio esempio: in questa scuola, pur essendo una molteplicità di indirizzi di situazione, credo sia fondamentale avere sempre in mente il quadro generale. E cosa le piace di più del suo lavoro? Non saprei dire, nel senso che ha una molteplicità di aspetti, sicuramente non mi ha permesso di addormentarmi, mi ha obbligato anzi a una documentazione, uno studio continuo per le norme e quant'altro. Non è un lavoro che mi sono scelto, ma mi sono trovato addosso, non ambivo a fare questo lavoro. Sono lavorato in agraria, per me era lavorare in campagna, in azienda, in strutture analoghe, poi la vita ha tante sorprese, per cui poi uno fa quello che si ritrova, le opportunità. In questi anni di dirigenza ha raggiunto diversi obiettivi, ma qual è la cosa di cui va maggiormente fiero? Ma credo che la cosa che di cui sono contento, anche se sempre bene migliorare, è di essere riuscito a tenere sempre al centro del lavoro, dell'attività della scuola, non con chiacchiere ma con i fatti, la persona umana. Cioè, per me gli studenti non sono dei numeri, sono delle persone che hanno delle esigenze, delle problematiche, pregi, difetti come tutte le persone, perché credo che se si perde di vista cos'è la centralità della persona, tutto quanto si fa ha un valore relativo. E un'altra cosa che penso che sia importante cominciare a cogliere, che la scuola in quanto tale, con le persone, con i ruoli che ha all'interno, è in funzione e al servizio dell'utenza, non viceversa. Cioè, io sono al servizio dell'utenza, che questo si chiami studenti, famiglia degli studenti, stesso discorso vale per gli insegnanti. Questo non vuol dire banalizzare le cose, ma aver sempre presente che siamo al servizio noi in quei riguardi e non viceversa. Certo. A fine luglio partirà il concorso per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici. Quali sono le qualità o le competenze che secondo lei dovrebbe avere un dirigente? Beh, questa è una domanda da 500 milioni di euro, lo dico subito. Beh, penso che una caratteristica che dovrebbe avere qualsiasi persona che rivela un ruolo di responsabilità, e in questo senso è un particolare ruolo di responsabilità perché
stiamo parlando di un ruolo educativo nei confronti di persone che stanno diventando adulte, di conseguenza secondo me è molto delicato. Credo che Hub deve fare lo sforzo da un lato di avere un quadro della situazione, dall'altro quello che è stato per me di mettere al centro la persona, l'uomo in quanto tale, non le strutture, non altre cose. Cioè, il centro è questo, noi lavoriamo, operiamo, ci muoviamo, creiamo strutture in favore di, non viceversa. Ecco. In questi ultimi anni c'è stata una decisa svolta nella scuola verso l'informatizzazione o il digitale in generale. Qual è il suo rapporto con la tecnologia? Per me, allora, premetto, non sono nato digitale, anche se mi è sempre incuriosito e mi ha sempre così affascinato per certi versi la tecnologia, proprio il digitale, comunque lo ritengo fondamentalmente come uno strumento, cioè non il fine. Nel senso, è vero che la tecnologia può facilitare le cose, può dare degli input positivi, accelera, nella stessa misura può anche accelerare i difetti, gli errori e quant'altro. Per cui credo, per esempio, che quello che sia fondamentale usare soprattutto quella immensa tecnologia che è nella zucca di ogni uomo. Questa è la vera tecnologia. Questo poi si faccia supportare dal digitale, dalle varie situazioni, però deve essere ben chiaro questo, sono io che comando, che faccio le cose, non viceversa. La tecnologia è mia funzione, non l'uomo in funzione della tecnologia, della macchina. Sarò arcaico, ma questa è la mia idea. Durante la sua dirigenza ha visto tanti studenti frequentare la scuola. Secondo lei come sono cambiati i giovani nel corso di questi anni? Ma sicuramente c'è stato un cambiamento generazionale. Io ho l'impressione che in questo momento qua proprio la nostra società, che ha puntato a mio parere in modo sbagliato sull'effimero, sull'immediato, al pronto d'uso, ha portato ad avere delle generazioni innanzitutto molto più fragili. Un esempio banale, non voglio trascendere, ma ritengo: se il luogo di formazione dell'uomo è la famiglia e tu distruggi la famiglia, i risultati sono che crei delle persone molto più fragili di fronte alle situazioni. Questo, unito a degli spot continui, vedo persone molto più fragili, molto più superficiali. In questo senso, che hanno bisogno molto spesso di avere più cure per diventare adulti veramente. Ecco perché, ripeto, la tecnologia non fa l'uomo adulto, è uno strumento. Cosa ne pensa del progetto Is It Gone Air, che lei ha visto nascere nei primi anni della sua dirigenza e che sabato compierà 11 anni? Ma io sono stato entusiasta, nel senso che l'ho visto come un'opportunità per mettersi in gioco. Nel senso che sicuramente le persone hanno la necessità di mettersi in gioco per provare cosa sono in grado di fare. Questo non vuol dire che se uno non ce la fa è un fallito, assolutamente no, perché uno deve provare, cercare per trovare la propria collocazione, il proprio spazio, la nicchia in cui effettivamente può realizzarsi, può esprimersi al meglio. Ecco, questo sicuramente è stata un'opportunità che ha permesso a molti, cioè da un lato a molti studenti, insomma, l'obiettivo era questo, di sperimentare cose nuove e anche di trovare delle opportunità per esprimersi. Ho visto che qualcuno che era incapace di relazionarsi e di esprimersi, attraverso questa esperienza, di aprirsi. E per me quindi è stato un successo, nel senso che è chiaro che va commisurato il tempo e gli spazi che abbiamo, non come finalità ma come strumento, appunto come opportunità per aprirsi al mondo, alle situazioni, a provare, a mettersi in gioco, eccetera. Mercoledì 6 giugno 2018 ha presieduto il suo ultimo collegio docenti. Sì. Quali sono state le sue emozioni in quella giornata? Ma dico subito, il collegio docenti è stato uno dei tanti che ho fatto in vita mia. Anzi, è stato piuttosto rapido perché probabilmente gli argomenti non erano particolarmente così importanti o determinanti da assorbire. Per cui il collegio non è che mi ha fatto alcun tipo di effetto, che poi non avevo neanche realizzato che era l'ultimo, va bene così.
quello che sicuramente mi ha fatto più emozione, anche piacere, in questo suo qua è stato il post-college do docenti, in cui io non ne sapevo assolutamente niente, non mi sono accorto, sono stati bravissimi in tal senso. Il personale docente, un gruppo di loro, non andiamo nei particolari, sia personale, ha preparato un momento così conviviale, per cui così, ho avuto la percezione che forse dico qualcosa di buono ho fatto, ecco. Non garantisco in questo senso perché, ripeto, assolutamente non mi aspettavo una cosa di questo genere. Tutto qua. Il primo settembre 2018 alle 8 del mattino sentirà la nostalgia di recarsi a scuola? Ha già pensato a cosa dedicherà la sua seconda giovinezza? La terza giovinezza ormai, dai, vista l'età. Comunque, allora, sicuramente non ho questo problema, nel senso che se spesso succede che si rivà ai tempi passati, ai tempi giovanili, ai tempi dell'università per me, ai tempi dei primi lavori, come qualcosa così, ma la nostalgia dei tempi che passano. Io non ho nostalgia della scuola in tal senso, nel senso che è stato per me un lavoro, l'ho vissuta non come un ambito di realizzazione, che non ci credo in questo, comunque non ho nessuna preoccupazione per quello che farò dopo, perché continuo a fare quello che sto facendo adesso, cioè nel senso che al di là del discorso della famiglia, al di là di coltivare, non dico certe hobby, certe passioni, per me la terra, non so, l'orto o di questo genere, siccome sono già impegnato nel sociale da un lato, sono impegnato a livello di chiesa da un altro, eccetera, semplicemente avrò più spazio per fare questo, anzi so già che qualcuno non vede l'ora che arrivi il primo settembre per potermi impegnare ulteriormente in queste cose, per cui il problema di cosa farò, guardate, è l'ultima cosa che mi sfiora o che mi preoccupa. Non so se sono stato troppo succinto, ditemi. No, assolutamente. Cosa le mancherà di questa scuola? Se qualcosa le mancherà? Ma in generale sicuramente avere una... Allora, io ho vissuto l'attività lavorativa in genere con passione, perché allora è vero che sono 25 anni che faccio questo lavoro. È vero però che ho fatto diverse attività, vuoi per l'ambiente in cui sono nato, per il contesto, per quello che ho lavorato all'università, ho lavorato in azienda, ho lavorato in cantina e poi varie altre cose. Ho fatto il manovale di molte ditte in questo senso qua. Quello che ho imparato dal lavoro è di viverlo con passione, cioè qualsiasi cosa chiama, è vero, alcune cose piacciono di più, altre cose piacciono di meno, però per la mia cultura, se ricordo bisogna farle punto e basta, non è questione di piacciono o non piacciono, o è giusto o è doveroso farle, stop, non esiste altro. Per cui sicuramente nell'ambiente scolastico si ha possibilità di avere molti contatti, a volte piacevoli, a volte meno piacevoli, ma comunque è quello che per me è stata è la cosa più importante, il discorso relazionare, cioè incontrarsi con le persone. Poi uno ha più facilità, uno ha meno, ma ognuno ha le sue caratteristiche. E che consiglio ha per gli studenti che stanno per affrontare il mondo del lavoro? Mettersi in gioco e vivere seriamente le cose, non come tutto mi è dovuto, io prima devo chiedermi, non quello che lavoro mi dà, ma come io do al mondo del lavoro. Primo, premetto, il lavoro per me non è un ambito di realizzazione, cioè voglio realizzarmi attraverso il lavoro. Il lavoro, come diceva qualcuno, è un qualcosa che sei chiamato a fare per avere le risorse, diciamo, economiche, per arrivare alla fine del mese, per toglierci determinati sfizi eventualmente. Ma io non l'ho mai visto come un posto, infatti non sono attaccato alla sedia, non ho il vinavil, come si suol dire, sulla poltrona. Quello che però è quello che raccomando e consiglio, due cose: una, mettersi in gioco; secondo, umiltà. E io mi sono permesso, qui faccio una battuta, potete toglierla, ma il personale che frequenta il mio ufficio si è accorto che io ho un così
è un proverbio friulano che è attaccato sulla parete, che dice: l'intelligente sa poco. E adesso vediamo se mi ricordo se ho preso appunto, perché non sempre sono così attento, eccetera. Allora, l'intelligente sa poco, lo stupido non sa niente, il non ha saputo. Tradotto, non so, per i posteri, beh, l'avete capito, non so se faccio delle traduzioni. Io credo quello che è fondamentale avere umiltà, mettersi in gioco è umiltà, cioè essere coscienti che abbiamo la necessità di collaborare con gli altri, che non sappiamo assolutamente tutto e finché c'è respiro c'è possibilità di imparare, di mettersi in gioco. Bene, siamo arrivati alla fine di questa breve intervista e le lasciamo uno spazio per un saluto o un messaggio a tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerla nel mondo della scuola. Beh, il saluto che faccio è semplicemente un ringraziamento, nel senso che sicuramente relazionarsi con me ritengo che non sia semplice, per cui dico grazie alle persone che mi hanno anche sopportato, e non è che io soltanto sopporto, anche vengo sopportato in un tal senso, e che al di là di quelle che sono state le diversità di vedute, hanno lavorato, e ne sono tanti, che abbiamo lavorato insieme nella diversità di vedute, nella dialettica quotidiana in tal senso, ma abbiamo lavorato, ritengo, molto bene in tal senso. Per cui vi faccio auguri di buon proseguimento, sempre disponibile a incontrarli. Ringraziamo di cuore il nostro dirigente scolastico e gli facciamo i migliori auguri da parte di tutto il team di Is It Gone Air. Grazie.